veramente siamo giunti ormai alla 20ª edizione di questo festival, grande soddisfazione, grande importanza. Ma come mai invecchiato? 20 anni, in effetti è vero, 20 anni dalla nascita. Questa è la bellezza. 97, 2000, 2010, dai vieni Paolo, vediamo insieme, ti prego. Che diciamo? Siamo nati insieme? Siamo nati insieme, siamo cresciuti insieme, ci sentiamo ancora comunque giovanissimi nonostante i 20, non so 20 anni quanti sono? 97? Porca paletta, 19, sì, il prossimo anno 2017 sono 20 anni, quindi nessuno che dica più che il 17 porta male, perché poi il cortometraggio ha portato benissimo, è diventato probabilmente, anzi io direi, senza, non voglio essere partigiano, quindi dico probabilmente, ma uno dei festival di cortometraggi più importanti che c'è in Italia, un momento d'incontro, perché insomma, poi la forza di questo festival è non avere solo i cortisti o non avere solo i rappresentanti, diciamo, registi, attori eccetera affermati, ma riuscire a mettere tutte e due insieme. Quindi penso che per un festival sia fondamentale, perché comunque i giovani si sentono comunque gratificati da poter incontrare registi, attori, produttori, e allo stesso tempo anche noi ci sentiamo gratificati di parlare con i ragazzi, insomma, ed è uno dei motivi fondamentali di sviluppo della cultura cinematografica italiana, il che, se pensate, è abbastanza paradossale che ai festival come questo e pochi altri di questa importanza viene demandata comunque l'interconnessione culturale tra chi vuole fare questo lavoro e chi già lo sta facendo, con pochi aiuti e una fatica incredibile per realizzarlo. Per questo io ogni volta che li definisco dei piccoli eroi metropolitani. Fantastico! E chi sta? Adesso mi metto a piangere. La parola a Maddalena. Beh, quale onore è stato per me avere una doppia intervista con Paolo Genovese. Veramente lui ha detto che abbiamo avuto un gran coraggio. Io con cortometraggio credo di averne avuto tanto, ci metto tanto del mio e cerco anche di fare in modo di poter regalare un po' di sorrisi ai registi, agli attori, a voi giornalisti che siete presenti qua. Quest'anno veramente ho sudato non 7 camicie, ne ho sudate 50 di camicie. Vado via stesa sì economicamente, però vado via dritta con l'entusiasmo che mi date di continuare a fare anche la prossima edizione. E cortometraggi uno più bello dell'altro, bellissima veramente. Il Giro di Giostra, adesso lo posso dire, era uno dei miei favoriti quando me l'hanno dato in esclusiva, ero felicissima, anche se non è prettamente di commedia, però veramente un gioiello del mondo del corto. Il Potere dell'Oro Rosso, fantastico, geniale come idea. Quindi poi a me è piaciuto moltissimo, devo dirlo, anche Dear Susie io me l'ho sorvolata non so quante volte. Ma tutti i cortometraggi, La slitta meravigliosa, ad una fotografia spettacolare che sta girando anche adesso pare il mondo, lo hanno chiamato vari festival. Ogni cortometraggio quest'anno deve avere la propria storia, la sua storia, e gli auguro tutto quello che può avere per un futuro, e soprattutto anche ai giovani redattori che sono arrivati, Ludovico Girardello, chissà che non ci sia qualcuno di questi registi che lo prenda per il prossimo corto. È il ragazzo invisibile, al momento è diventato invisibile, ma noi lo vogliamo scoprire perché è veramente molto molto bravo. E ecco, questo è l'obiettivo, scopriamo questi talenti, lanciamoli non dalla finestra ma nel firmamento del mondo del cinema, questo è l'obiettivo di cortometraggio. Ma invece di avere tanti film noiosi che andiamo al cinema, esatto, ce ne sono tantissimi, però io non lo voglio dire adesso perché molti film che hanno vinto l'Oscar io mi ci addormento dopo 10 minuti, ecco, ma perché non facciamo veramente al cinema tutti i corti e riportiamo in cinema i cortometraggi e diamo questo spazio ai ragazzi? In fondo col premio Agis, Fice, oggi è uno scioglilingua, che danno la possibilità al cortometraggio vincitore a girare per le sale cinematografiche, ma facciamo più serate di corti e basta al cinema. Sono convinta che faremo un bellissimo incasso per voi che siete proprietari di sale cinematografiche, e potremo dare dei bellissimi gioielli ai giovani o agli spettatori, perché il corto è veramente la magia del cinema. Ma vuoi che ti dica esattamente quello che ho pensato oggi quando eravamo in premiazione, oppure ieri sera in discoteca quando ascoltavamo i Joe Victor? Mi sono detta, ma porca paletta, li ho invitati tutti io questi, ma che sono, Joe Condor? Ecco, veramente, cioè non credevo neanch'io a quello che ho fatto, giuro, non ci ho creduto, e ancora adesso mi sembra di vivere un sogno o forse un incubo, adesso devo pagare tutto però.
Fra una settimana inizierò già a lavorare per l'edizione 2017. Non bisogna fermarsi, col nostro lavoro no. Diciamo che il grosso parte della Mostra del Cinema di Venezia, questo è vero. Però l'attività, già adesso i contatti con gli sponsor, con le istituzioni partono dalla settimana prossima, quando consegneremo ovviamente le varie rassegne stampa, le varie relazioni e cominceremo a contattare le nuove aziende e cercando di trovare un pochettino di più sul privato che sull'istituzionale. Le manifestazioni, io ho sempre detto, non devono vivere con i soldi solo delle istituzioni, devono esserci privati. Con Cortina Metraggio 2016 qualche privato è entrato, ci sono state delle nuove ingressi, parliamo di Lenovo, di Bayer e anche di ACI, ricordate lo spot ACI, pronto, pronto ACI. Ecco, quindi questi nuovi ingressi, anche Yerman, Ceramiche Sartori, sono aziende nuove entrate da quest'anno. Speriamo che il prossimo anno continuino a esserci, ma speriamo che ci siano anche delle new entry. L'importante è crederci, credere nei giovani, credere nel cinema e credere nei nuovi talenti. Io ci credo e spero di non andare un giorno davanti a una chiesa con un cappellino di paglia a dire aiuto, fate l'elemosina per me, perché io sto veramente investendo tutto quello che posso investire su di loro, è la mia mission. No, su chi si investe? Sui vecchietti? Non credo però, anche sui vecchietti. Ci sono molti attori che sono diventati famosi, se ci pensi, anche over 40. E quindi, però insomma, allarga i giovani. Esatto, esatto. Io lo voglio trasmettere e spero di averlo trasmesso.